Le prime notizie di martedì 17 ottobre. Il cliente stava soffocando con un pezzo di cornetto andatogli di traverso, ma un cameriere gli ha salvato la vita praticandogli la manovra di disostruzione. È accaduto al bar Pantheon di Oria, in provincia di Brindisi. Il cameriere, un ragazzo di 26 anni, ha utilizzato la manovra di Heimlich imparata in un corso di primo soccorso. Mentre un aereo atterrava, un altro era già in pista per il decollo, incidente sfiorato all'aeroporto di Bari Palese ieri mattina, quando un Airbus di Volotea, in arrivo da Firenze, ha interrotto la discesa e ripreso quota perché un Boeing 737 di Ryanair, in partenza per Alicante, si era mosso in anticipo sulla pista. I controllori di volo hanno gestito al meglio l'emergenza. Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Lecce. Un operaio di 59 anni ha riportato profonde ferite a collo e torace mentre stava utilizzando un flessibile. Per fortuna non sono state interessate arterie importanti e guarirà in un paio di settimane. L'incidente è avvenuto in un cantiere edile di Via Marche. Ombre sulla STP, la società trasporti pubblici di Brindisi. Corse extraurbane fantasma sarebbero state contabilizzate dall'azienda per centinaia di migliaia di euro. Il presidente della provincia, Tony Matarrelli, ha denunciato le possibili irregolarità alle autorità competenti, bloccando l'approvazione del bilancio 2022. Un allevatore di 44 anni con precedenti penali è stato ferito a colpi di pistola ieri mattina a Vieste davanti a una macelleria. Almeno 4 le pallottole esplose dal sicario che, appena sceso dall'auto, lo hanno raggiunto alle gambe e a una spalla. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Sono stati fermati dalla polizia di Taranto e rinchiusi in carcere per tentato omicidio i due uomini che hanno gambizzato con un colpo di pistola un ristoratore di Talzano. Si tratta di un 45enne e di un 35enne. I due avrebbero sparato al culmine di una lite per un conto ritenuto troppo alto rispetto alla qualità del cibo consumato. Un uomo di 53 anni, pregiudicato e tossicodipendente, è stato arrestato dalla polizia dopo aver minacciato un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Taranto. Il paziente era andato in escandescenza dopo che il dottore lo aveva dimesso, minacciandolo con un pezzo di lattina a forma di coltello e poi aggredendo i poliziotti intervenuti. Per 12 mesi in Puglia e in pianura padana sarà vietata la coltivazione di grano e mais. Lo ha deciso l'Unione Europea per ragioni di tutela ambientale e sostenibilità, che prevedono l'obbligo di avvicendamento delle colture. Lo stop avrà pesanti conseguenze sul mercato agricolo pugliese e nazionale. Farà tappa a Trani il 10 luglio del prossimo anno This Life Under the Stars Tour, il live dei Tech Death, tra le più famose boy band del mondo, che toccherà 8 paesi in tutta Europa. Il concerto è programmato in Piazza Duomo. La prevendita dei biglietti inizierà online giovedì. Meteo, dopo l'overdose d'estate, arriva l'autunno con le prime piogge anche sulla nostra regione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla già da ieri alle 20 e valido fino a questa sera su tutta la Puglia per precipitazioni sparse a carattere temporalesco più diffuse nella zona centrale della regione. I rovesci saranno accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. Prestare dunque la massima attenzione. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.